Ah, mister, intanto complimenti perché anche oggi il Bari ha battuto l'avversario per 2-0. Con 19 risultati utili consecutivi, lei entra di fatto nella storia del Bari per quanto riguarda il calcio professionistico. Sensazione. Ah, sensazioni, adesso può sembrare tutto facile la partita di oggi, mentre invece è stata una partita complicata perché comunque il Francavilla è una squadra che sappiamo i risultati che ha fatto e siamo stati molto bravi a rendere tutto semplice. Questo è un merito che va ai giocatori per il piglio che hanno avuto, per la continuità di lavoro che hanno dato, per i cambi che sono entrati ed hanno dato vigore e forza alla squadra, hanno rialzato il baricentro della squadra e quindi diciamo oggi veramente sono andati parecchie cose molto nel positivo. Niente, 19 risultati, però voglio dire bisogna un attimino pensare all'obiettivo che abbiamo, quindi sono ancora pochi. Io ho un record personale che è di 25, spero di superarlo. Mister, come ha accennato lei, non è stata una partita facile. La prima metà del primo tempo, il Francavillo ci ha messo in difficoltà, poi mano a mano il Bari è andato in via in crescendo. No, allora il Francavilla è una squadra che ti gioca, cioè ti fa correre tanto, ti sfianca. Ha cercato di farlo. Noi allora siamo stati molto bravi perché loro a un certo punto cambiavano le posizioni sulla loro fase di costruzione. Hanno abbassato una mezzala, hanno aperto il play per cercare di avere un uomo in più in fase di costruzione. Noi siamo stati bravi nel stringere gli attaccanti e di lavorare per evitare le verticali. Li abbiamo messi in grande difficoltà sotto questi aspetti qui, perché la squadra è veramente stata brava a leggere le situazioni. Cioè, c'è stato chiaramente, non è che puoi fare, cioè, qualcosa devi anche concedere agli avversari, ma oggi veramente abbiamo concesso poco. Esordio positivo di tutti i nuovi acquisti e soprattutto ingresso finalmente in palla dal primo momento di Fono Russo. Qual è il dato più positivo di oggi? Allora, il discorso è questo, io l'avevo detto quando mi avete chiesto del mercato, che si è rifinito un po' la rosa, adesso abbiamo le coppie su ogni ruolo, diciamo molto funzionali per questo tipo di disposizione che stiamo attuando adesso, e tanto è vero che si è visto, perché nel momento in cui poi vai a fare i cambi, hai dei giocatori adatti a svolgere un certo tipo di lavoro e quindi di conseguenza oggi per la prima volta posso dire che con i cambi abbiamo riacquistato campo, abbiamo riacquistato aggressività in avanti e quindi diciamo è molto molto positivo. Fono Russo è un ragazzo che ha delle qualità molto alte. È chiaro che la condizione atletica per lui è un po' il piglio di quest'anno perché non è mai stato in grande condizione perché ha avuto un problema diciamo al ginocchio, ma adesso sta in grande recupero. Questa settimana ha lavorato molto molto bene, tanto è vero che in campo mi è piaciuto perché ha messo tanta volontà, tanta voglia e di conseguenza questa è la strada che deve fare lui. Ha sfiorato un euro. Ma lui ce l'ha perché c'ha un gran tiro e quindi deve lavorare adesso con calma, con grande applicazione perché è un giocatore importante. Mister, il Bari ha un po' cambiato pelle in questo 2020, vince sempre in casa, ora serve la prima vittoria in trasferta anche. Sì, allora, noi in questa settimana abbiamo lavorato tantissimo, soprattutto sotto l'aspetto del palleggio, perché oggi dovevamo palleggiare tanto, dovevamo essere bravi a tenere il possesso di palla, la squadra l'ha fatto. Questo lo dovevamo fare anche a Reggio, ma lo dobbiamo fare anche domenica, lo dobbiamo fare in tutte le partite, perché per vincere bisogna avere diciamo, questa capacità, perché non basta avere una squadra diciamo, brava individualmente, ma bisogna sviluppare un gioco di squadra e adesso bisogna dare continuità a questa prestazione. Mister, due parole anche su Ciofani perché ha segnato il gol del 2-0, la sua prima partita in biancorossa. Sì, lui non ha avuto problemi a inserirlo subito in squadra perché avendolo già avuto e quindi sapeva bene tutti i meccanismi, la mia mentalità, l'aggressività che doveva mettere. Lui poi è un giocatore esperto, grande individualità, ha espresso una prestazione di alto livello. Non mi aspettavo il gol, però molto molto bene. Due punti guadagnati sulla Ternana, meglio blindare il secondo posto per concentrarsi sulla corsa alla regina.
No, no, io non guardo né i risultati della Regina né i risultati della Ternana, dobbiamo pensare a vincere. Questo è l'obiettivo fisso che abbiamo e lo dobbiamo avere fino alla fine. Poi vediamo un po' gli altri che hanno fatto, ma all'ultima giornata di campionato.